Benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi Q&A con un po' di peperoncino perché vi abbiamo chiesto di farci le domande singole, quindi solo a me o solo a Fere, esatto. Ma non vi abbiamo detto una cosa, ovvero che risponderà l'altro e vedremo se sarà corretto o meno. Esatto, quindi insomma, è quello il divertente. Quindi partono pugni oggi, sì, molto semplice. Sì, sì. Allora, partiamo con cose semplici, pian piano abbiamo le cose più complesse, a un certo punto arrivano i pugni, quindi preparatevi, sarà divertente. Allora, per Fere, quindi dovrò rispondere io, hai già giocato con i Monopoli di Animal Crossing? Però questo è semplice perché nel caso, se ci dovessi giocare, giocherei con te o comunque quindi, con altre persone. La mia risposta è no, perché sono ingrata e quindi ricevo dei regali bellissimi. Non è vero! Ma non li gioco. Ti ho già detto di giocare, cioè tu giochiamo. In questi giorni non ho voglia di fare niente, è pigro perché sta subendo il cambio stagione, così come io ovviamente. Però è pigro, quindi non ho mai voglia di fare nulla. Gli dico, giochiamo con cosa. Ah, non mi hai mai chiesto una singola volta di giocare. Te l'ho già chiesto invece. Non è vero. E tu non mi rispondi. Non mi rispondi, cosa faccio? Lo sto lì a chiedere 20 litigato. Volte. Lo sapevo che avremmo litigato. Comunque ci giocheremo. Comunque non ci abbiamo ancora giocato. Prossima domanda. Allora, qui mi diverto. Quanto tempo ci metti più o meno a truccarti la mattina? Allora, Fere ci mette. Ecco, è divertente. All'incirca 40 minuti quando ne ha voglia, un'ora e mezzo quando non ne ha voglia. Tipo oggi, che non ha voglia di fare video, ve lo dico, ci ha messo all'incirca un'ora e mezzo. Quindi no, sono non sto bene quello, le non mi 11 sento e bene 10, oggi. Noi di solito iniziamo a recare alle 10, ma ci ha messo un'ora e 10 in più del dovuto, ok? Ok? E Steph è fermo ad aspettare, in realtà mentre ho studiato, perché sono una persona di cultura. Hai medico? Non lo sapevo. Te lo dici da solo, vabbè. Io invece mi preparo in 10 minuti, anche se non mi interessa. Allora, seconda domanda. La vostra materia preferita è quella dove andavate meglio? Quindi qua dobbiamo indovinare a vicenda. Allora, materia preferita secondo me la tua. Filosofia. Ok, quella in cui andavi meglio. Matematica, che ne so. Allora, mi conosci? Allora, no, allora tu sei, dobbiamo dirlo, sei la classica persona che va bene in tutto, bene o male. No. Di quelli che studia poco e va bene. Ok, ma sono anche la persona che se una cosa non gli piace non la fa. Ma ti piace la matematica? Sì, ma quindi filosofia, dato che è la mia materia preferita, avevo 10. Perché mi piaceva ovvio. Quello. Pensavo fosse diversa, non volevo dire la stessa risposta. Invece era facile. Allora, Fere, materia preferita sono indecisa tra filosofia e psicologia, perché lei ha fatto anche psicologia, comunque queste due di sicuro. Ok. Sì. E andava meglio. Non ricordo più. Di sicuro non in storia, di sicuro non in geografia, di sicuro non in matematica. Allora, tra italiano e psicologia. Non so esattamente tutte le materie che aveva nella sua scuola, perché è una scuola strana, piena di 200 schifezze che cambiano ogni anno. Fai un po' di chimica, un po' di psicologia, un po' di quello, un po' di quello. Allora, in realtà anche io comunque andavo molto bene nelle materie che mi piacevano tanto. Filosofia, anche io avevo sempre 9-10. Mi piaceva tanto anche l'inglese perché adoro le lingue, anche lì andavo bene. Ok. Poi anche in psicologia, quindi quelle che mi piacevano un po' meno, normale, perché comunque studiavo il giusto. Abbiamo azzeccato abbastanza entrambi, soprattutto perché non ci conoscevamo durante le scuole superiori. Poi, hai mai provato a portare lenti a contatto? Questa è per me. È per te? Sì. Sì. Ok. Sì, e perché non le uso? Vabbè, però questa... perché ti piace portare gli occhiali? Esatto. E tra l'altro gli stanno bene gli occhiali, secondo me è una perché persona questa no. Io ho delle occhiaie gigantesche. Vabbè, ma anche io, solo che le copro. No, io ce l'ho ancora di più. No, le mie sono peggio. Le mie sono peggio. Le mie quindi so peggio. Gli occhiali servono a far vedere che ho due borse giganti di Louis Vuitton attaccate e incorporate alla faccia. E oltre a questo, le lenti a contatto sono abbastanza fastidiose per stare al PC. Cioè, sono ottime per far sport, sono ottime per andare in giro senza sbatta. Però tipo vai al mare e le perdi perché arriva un'onda, perse. Poi fai vabbè, sport, studi, è un po' fastidioso. Al PC sono fastidiose. Comode per certe cose, scomode per altre. Le usate per un periodo anche tanto. Sì. E poi a un certo punto basta. No, però a te stanno bene gli occhiali, quindi fai bene a metterti gli occhiali. Ok, quindi prossima. Allora, per quanto tempo vi siete visti solo il corso di parkour prima di iniziare a frequentarvi? Questa e ogni tanto ce ne sarà una generica che banalmente rispondiamo. Ok. Credo 3 mesi. O meno, stavo pensando, mi ricordo. Ragazzi, stiamo assieme da quasi 10 anni. Come pretende? Non mi ricordo cosa ho fatto ieri. Cioè, come sì, però, che io mi ricordi? Allora, scusami. Tu hai iniziato il corso di parkour a settembre? Sì, iniziamo a settembre. Ok, iniziamo a settembre. Perché io lo facevo dall'anno prima, quindi io vado anche l'estate. Settembre, ottobre, novembre, a dicembre avevamo avuto il primo appuntamento ufficiale, quindi più o meno 3 mesi. 3 mesetti, che infatti iniziavamo un pochettino a conoscerci meglio, poi 4 mesi. Sì. Prossima. È iniziata la sciagura. Allora, Veronica, quanti anni avevi avuto? Io quando l'ho messa sbaglio al 100%. No, perché è difficile. Sta qui, vedeva un gatto e lo acchiappava e se lo portava a casa. Sì, poi prima o poi i genitori la obbligavano a mollare il gatto, però ne prendeva sempre di nuovi per strada, randaggi.
Quindi è impossibile. Guarda, anni fa, ma tantissimi anni fa, avevo provato a fare il conteggio ed ero arrivata, mi pare, circa a una quarantina di gatti, una roba del genere. Sì, sì. Perché... perché allora praticamente i miei genitori avevano anche la casa in campagna, okay. E lì abbandonavano tantissimo le cucciolate, sia di cani, quindi molto spesso prendevo cagnolini, gattini, tutto quello che trovavo, e quindi ne ho avuto 40. Sì, poi ovviamente non è che li ho tenuti tutti, cioè animali ufficiali. Li tenevi per un po' e poi... Beh, la maggior parte delle volte o li davamo a negozi di animali che si occupavano di darli ad altre persone, o comunque rifugi, sì. Perché non ce la facevano i miei genitori, poracci. Io avrei detto tra 10 e 15. No, perché c'ero io, poi ci si metteva mio fratello, mia sorella, quindi ne portavamo a casa tantissimi. Povera famiglia. Comunque ufficiali due della mia famiglia. Ok. Quindi oltre Nino, Leo e Camille, capito? Due gatti. Andiamo avanti. In momenti diversi però non convivevano, capito? Prima un gatto, poi sì, no. Okay. Okay. Mi stavi confondendo. E voi perché avete scelto il lavoro di youtuber al posto di un lavoro con la sicurezza di far soldi? Questa è la domanda generica. Allora, rispondi tu. Allora, principalmente io da quando ero piccolo, tipo da quando ho 12 anni, 10 anni, roba del genere, ho sempre pensato che se fai un lavoro che non ti piace, è come ucciderti. Perché se voi pensate che voi, un lavoro normale vuol dire 8 ore, 5 giorni a settimana, se non vi sfruttano, e sono già 40 ore alla settimana. Ma quelle giornate, dato che andate a lavoro, di mattina appena svegli state sbuffando perché andate a fare un lavoro che non vi piace. Quando tornate siete stanchi dal lavoro e il fatto che non vi piace lo rende ancora più stancante. Quindi 5 giorni a settimana della vostra vita sono già andati. Sabato e domenica, pensate già che tornerete a lavoro. Sabato siete stanchi dei 5 giorni. È una vita che fa schifo. Quindi per me era obbligatorio trovare qualcosa che mi piace. Cioè era proprio... Anch'io comunque ho sempre avuto l'obiettivo di trovare un lavoro stimolante. Che reputo stimolante, che mi piace, perché non durerei mezzo secondo a fare qualcosa che non mi piace. Sì, quindi era proprio qualcosa di imprescindibile. Era un pensiero molto particolare per i miei tempi, quando ero piccolino. Adesso si stanno vedendo molti giovani che ragionano così, molti giovani che non sono più disposti a ragionare come ragionavano i nostri genitori, in tempi ovviamente diversi. Lavoro perché devo portare la pagnotta a casa e basta. Adesso le persone cercano un motivo, cercano uno scopo, cercano un perché. Da una parte ovviamente ha delle conseguenze, ovvero si trovano sempre meno persone che fanno certi tipi di lavori. Dall'altra, le persone quando trovano il lavoro giusto lavorano magari meglio. Quindi ci sono pro e contro, però insomma questa è la risposta. Andiamo avanti. È iniziata la tua passione per le anime? Steph, stessa domanda, immagino per Ferri, ci sono i puntini puntini. Prego. Penso da bambino. Quindi? Mi guardavi già, e che ne so, più o meno a che età si iniziano a guardare? No, vabbè, 8-10 anni. Magari azzecca l'anime. Con Naruto. Cavolo, Dragon Ball ovviamente. Vabbè, ma quello è ovvio che non l'ha visto, pensavo più qualcos'altro. Quindi, Dragon Ball. Il passaggio sarà stato Dragon Ball, One Piece, Naruto. E a quel punto, che per me è quando davvero inizio a guardare gli anime, sono iniziato ad andare online, ho iniziato a guardare Bleach e tutto il resto. Ho iniziato tutti gli shonen possibili e immaginabili. Vabbè, ma iniziano tutti. Finiti tutti gli shonen possibili e immaginabili, ho iniziato a guardare anche altro. Tu da Dragon Ball, poi hai mollato per un sacco di tempo. No, hai non giusto tanto, guardato io, Death Note. No, non è andata proprio così. Io non sapevo, che poi me l'avevi fatto scoprire tu, che gli anime uscissero stagionali. Quindi guardavo quelli che mi capitavano, quelli mainstream che sentivi parlare, allora me li guardavo. Okay. Poi quando ho scoperto che ogni stagione ce n'erano molti di più, ho iniziato a guardarne. Però oltre Dragon Ball avevi visto Death Note? Vabbè, Dragon Ball, One Piece, Naruto, li ho visti da bambina tutti questi. Però poi dico, tipo, tu da sola. Secondo te mi ricordo tutto quello che Death ho fatto? Death Note mi ricordo. Sì, Death Note sì, però non mi ricordo tutti. Ma che... Vabbè, così. Comunque da bambina un po' come tutti, perché li guardano tutti. Sì, diciamo tutti. Che in quello è così. Hai avuto problemi a causa del diabete nel corso della tua vita? Devo rispondere io, giusto? Sì, perché mi avevi raccontato che tipo a scuola comunque ti prendevano in giro. No, ti facevano le battute sul diabete. No, molto più sui denti da castoro. No, non la dovevi. Vabbè, era così. Vabbè, allora a parte questo credo non tantissimo, perché sei una persona che lo prende molto bene. No, ho avuto problemi perché allora il diabete a me è venuto, non mi ricordo se era in prima o in seconda media. Però praticamente in un modo o nell'altro perché ho perso. Perché è stato male? Sì. Ho perso la prima gita, quindi prima media e seconda media.
E le gite scolastiche hanno un impatto gigantesco nel, diciamo, socializzazione. Nella socializzazione, sì. Nella formazione anche della persona, perché sono posti dove comunque fai esperienze, eccetera, eccetera. Quindi aveva avuto un impatto molto pesante lì. Avevo okay, fatto solo davvero, me l'avevi la raccontato, non mi ricordavo questo dettaglio. Poi vabbè, ho avuto anche altri problemi che mi hanno fatto star male, altre cose. Però sì, ha un impatto nel corso della vita, non c'è modo in cui non ce l'abbia. Sia che l'accetti, sia che non l'accetti. Certo. Se non l'accetti alla fine va solo che peggio, secondo me. Quindi sì. Prossima, per Fere, come hai iniziato a suonare la batteria? Allora, vabbè, in generale era una panca bestia rock. Ma non è vero. No, le piaceva il rock, banalmente. Non so però se tu hai iniziato ad ascoltare il rock pre Linkin Park o da Linkin Park in poi, questo non lo so. Allora, principalmente dai Linkin Park in poi. Ok, quindi okay, proprio da bambina piccolissima. Se la fissa perché comunque è pesante, parte da lì in poi. Sì, okay. Sì. Quindi poi da lì. Però ascoltavo qualcosina anche prima tramite, tipo mio fratello grande ascoltava i Depeche Mode. Ok, capito? Quindi comunque di riflesso fissa da Linkin Park in poi, continua ad ascoltare il rock. Strumento più figo delle band rock, palesemente la batteria. Inizia a suonare la batteria. Sì, ma in realtà lineare. Poi non so perché, questo l'ho notato spesso dalle domande che ci fanno, che cercano sempre un motivo a quello che fai, tipo vabbè, ma c'è, tra le domande, tra le domande che non penso che tu l'abbia presa, tipo ne avevo letta una perché le stavo guardando su Instagram, tipo Fere, ma c'è un motivo per le collane che indossi? No, non l'ho scelta. Ah, l'hai scelta? Sì, è sperata. No, no, non l'ho sperata. Però per dire, perché ci deve essere sempre un motivo? Cioè, semplicemente sono una persona a cui piace provare cose differenti. Mi piaceva già quel genere di vabbè, musica, quindi rock e punk rock. Ho detto la batteria potrebbe essere uno strumento figo, provato, fine. Vabbè, ma non c'è il motivo. Sì, ti piace il rock, se non ti piace sì, il rock non suoni la batteria. Ma non c'è il motivo ancestrale. Ma non suoni la batteria se ti piace il rock, quindi. Sì, vabbè, ma è molto semplice, è una cosa naturale se ti piace quel genere di musica, fine. Andiamo avanti. Per Steph, secondo te qual è un anime di nicchia che merita una popolarità stratosferica? Quindi devo rispondere io? Sì. Allora Shinsekai Yori? Sì. Va bene, cioè ce ne sono tanti. Sì, beh, quello dire è super di nicchia, quindi ci appunto, sta. Quindi te ne dico proprio uno. Fere direbbe End of the Lustrous, cioè, quindi tanto lo sapete dall'altro che avete visto, esatto, dove parlavamo di manga, anime e tutto. E l'altra domanda generica, vi sto vedendo un po' più lontani, come state veramente? Vi adoro e non voglio vedervi così. Ma in realtà no, è un... No, infatti. È un allontanamento più da come stavamo lavorando, come stavamo vivendo il lavoro nell'ultimo tempo. E semplicemente adesso ci prendiamo più tempo per noi. Sì, quando sì, ti prendi più tempo per te, tendi banalmente a usare meno i social. Ma ragazzi, in generale i social stanno risultando molto negativi e molto pesanti per tutti. Quindi credo che sia positivo Non stare sempre lì, dare alcune cose, tenersene altre per sé. Ed è quello che un po' stiamo facendo. Cioè, per certi versi siamo più vicini a voi ora rispetto ad anni fa, secondo me, perché stiamo facendo più cose assieme a voi. Anche questo banalmente è appunto interagire con voi, avere più a che fare con voi. Altre cose banalmente stiamo tenendo più per noi, per appunto riprendere un po' di vita privata in un mondo in cui i social stanno facendo un casino cosmico. Sì, quindi, sì, sono d'accordo, esatto. Banalmente esatto, così, però comunque tutto bene. Cioè stiamo piano piano sempre meglio, secondo esatto me. Esatto. Poi, andiamo avanti. Allora, domanda per Steph. Come sostenere il carattere impetuoso di Verona? Mi piace impetuoso. Sì, mi sì, piace. È molto azzeccato. Mi piace prego, impetuoso. Prego. Con tanta pazienza. Ok. Poco orgoglio, perché okay, io sono molto, molto orgogliosa, quindi comunque l'altra persona deve, come si dice, abbandonare un po' l'orgoglio, perché è sempre Steph che fa pace, non lo so spiegare. È molto bello, cioè, che ne hai pure consapevole. Certo che sono, almeno io sono consapevole dei miei difetti. Basterebbe smettere di esserlo. Meglio di chi non è nemmeno consapevole. Io lo ero orgoglioso prima di stare con te, ci ho dovuto rinunciare. Altro? No, penso che siano queste le cose principali, sì. Tanta pazienza e poco orgoglio, sì. E nasconderti quando inizia a impazzire. A impazzire, a urlare, esatto. Quindi sì, così. Per Fere, ti è piaciuta la tua infanzia? Vorresti andare nel passato per cambiarla? Allora, devo rispondere io. Non gli è piaciuta la sua infanzia, ma non credo che vorrebbe cambiarla, perché tanto cambiarla è cosa inutile. Esatto, molto ah, semplicemente okay. Sono molto anche bello. Se poi vabbè, per certi versi mi è piaciuta, per altri no, ma un po' come tutti penso, non credo che ci sia nessuno che dice ah, la mia infanzia è stata super bellissima, mi è piaciuto tutto, non credo. Secondo me se hai un'infanzia perfetta poi sei deficiente. Infatti. Perché hai bisogno di cose brutte, sì, per imparare, brutte, crescere, tra virgolette, farti male. Certo, però anche certe mazzate che ti fanno maturare, sì. Quindi non la vorrei cambiare anche per questo motivo, perché poi tutto quello che ti succede ti rende quello che sei oggi. A cambiarla oggi sarei una persona diversa, che magari mi piacerei di meno, quindi beh, no. Poi tanto sì, multiverso, ma tanto ma si entra sempre in cose che rompono le scatole.
Non vi sentite stando sempre soli in casa? Questa aspetta, è generica. Non lo capito. Non vi sentite soli stando sempre in casa. Ok, questa è generica. Questa è generica. Allora, due cose secondo me principali. Numero uno, no, perché quando esco di casa mi sento solo. Io mi sento sola quando esco di casa. Perché? Ma perché? Allora, la dico io. Mi ritrovo in un mondo, in una società che non mi rispecchia, non mi rappresenta. A me è questo che proprio mi fa sentire quasi un alieno. Quindi sinceramente quando esco e vedo le persone attorno è lì che mi sento più sola, sì. Perché mi sento proprio diversa in un mondo che poi per lo più è tutto simile. Quindi come io lì mi sentivo solo quando andavo a scuola. Uguale. Hai tante persone attorno, sì. Ma dici sì, ok, però la nessuna. La stessa sensazione che magari tanti di voi stanno provando in questo momento perché vanno a scuola. Quindi uguale, uguale, sì. Lì banalmente è che ognuno è diverso, noi siamo diversi da tante persone. Io ad esempio odio che nella società è accettato che da ragazzino tu vai in giro, urli, spacchi, fai casino, tutto, spacchi tutto, sì, disturbi. È una cosa altri che mi fa proprio totalmente schifo. Forse per me non ci sarebbe nessun modo possibile. È qualcosa che accettiamo ed è qualcosa che mi allontana un sacco dalle persone. Esatto. Sono molto più per passeggiare in mezzo alla natura, star tranquillo, rilassarsi, prendersi il proprio tempo. Cose che per la gente vengono viste da vecchio, per me sono quello che mi piace. Quindi sì, esatto. Quando esco mi sento solo. Seconda cosa, quando usciamo non stiamo col telefono in mano, sì, no, quindi infatti, non sapete quando dire, usciamo. Volevo dire anche questa cosa perché intanto lo vedo, tipo, ma voi state sempre in casa. Innanzitutto ragazzi non vivete con noi, quindi comunque non potete conoscere la nostra vita, la nostra routine al 100%. Altra cosa che io reputo molto importante e che vi consiglio pure di fare, noi quando usciamo io non tocco il telefono, ragazzi, cioè, perché comunque è un momento che mi sto prendendo per me stessa. A volte siamo anche con altre persone e io quando sono con altri odio che poi sei sempre così. Oppure aspetta, devo farmi una foto, devo fare una story. È terribile, quindi anche voi se siete con le altre persone buttate il telefono da una parte perché è brutto non godersi il momento. E contando anche che poi il mio lavoro mi porta a stare ovviamente nelle ore in cui lavoro sempre col PC o con un telefono in mano, io quando esco dico che okay, mi voglio godere il momento, non lo voglio vedere attraverso uno schermo del telefono. Quindi ragazzi, il 90% delle volte che usciamo non lo condividiamo semplicemente perché ci vogliamo prendere quel tempo per noi. Esatto. Quindi voglio anche sfatare un po' questa cosa. Poi certo preferisco condividere e fare stories quando sono in casa, quindi magari dà la sensazione di essere sempre in casa, ma in realtà non è così, ragazzi. Poi dipende dai periodi, cioè a me piace stare in casa, cioè voglio anche dire sta cosa che ogni volta sembra sbagliato, però ci sono periodi che magari ho più voglia di stare in casa, giocarmi un videogioco, leggere un manga, studiarmi qualcosa, eccetera, eccetera, piuttosto che uscire, magari esco di meno in quel periodo. E non c'è niente di male. Non so perché viene sempre visto male, però ok. Andiamo, ognuno fa quello che preferisce. Esatto. Hai mai pensato di farti la tinta? Allora, secondo me sì, mm-hmm. Ma più per scemenza, cioè magari per farti i capelli blu o colorati in modo strano, ma non penso che tu abbia voglia di stare dietro una tinta, perché vedi me cosa comporta stare dietro i capelli tinti e quindi penso che pensi che non ne valga la pena, esatto, giusto? Esatto, molto bravo. Steph, senza Veronica cosa stai facendo in questo momento? La devi persona triste. La persona triste. È la persona triste. Ha poca autostima. No, cosa vuol dire poca autostima? Eh beh, se sono triste se non ci sei tu Vuol dire che ce l'ho alta. Quindi era ironico. Ah, ok. Ha poca comprensione e tanta autostima. Andiamo avanti. No, devi rispondere, devi dirlo, non avevo risposto. È impossibile da dire come cosa faresti se fossi nato sì, in no, Inghilterra. Sì, no, scherzi a parte, ragazzi, potresti stare meglio o peggio, ma non lo sai neanche, perché se non mi avessi mai conosciuto non è che pensi, ah, forse, capito? Sì, probabilmente non sarei neanche youtuber, quindi non lo so, è impossibile, è veramente impossibile. Allora, Steph, come hai capito che Veronica sarebbe stata la ragazza perfetta per te, stessa domanda per Fere. Allora, io questo l'ho messo per dire che non è che lo puoi capire, no, non esiste neanche il concetto di perfetto. No. Stai con una persona... Anzi, bene. Ci sono tantissime cose del suo carattere, sue abitudini che io non sopporto e suppongo che sia lo stesso per te, per certe cose che faccio io. Quindi cioè, è normale, io non ho cercato in Steph la perfezione, ma perché è impossibile. Cioè semplicemente è una persona che condivide la stragrande maggioranza dei miei valori, che reputo molto importanti. Condivide anche la mia visione di vita, la mia visione che ho del mondo, del futuro e tutte queste cose. Ed è per quello che secondo me ci siamo trovati. Stavo pensando che siamo già a 19 minuti. Non riusciamo ad andare corti. Però cioè non la pensi così. Sì, poi uno spunto che vi lascio è nei primi anni in cui state con una persona avete il momento, diciamo, di tipo super mega amore.
E quel periodo la gente lo usa per sopportarsi a vicenda quando in realtà non si sopporta. Quindi finisce quel periodo e si mollano. Quello dovrebbe essere il periodo in cui invece ci si parla, ci si confronta, ci si capisce se si può stare assieme. E a quel punto ci si inizia a cambiare a vicenda per poter star meglio assieme. Dopodiché a quel punto riesce a stare assieme. Quindi è molto questo. Cioè quello che siamo adesso deriva dal stare assieme per 9 anni. Quindi è una perfezione che non esiste, ma che comunque, se può parzialmente esistere, deriva proprio dal dialogo, dal capirsi, dal comprendersi, dal cambiarsi. Certo. Secondo me è così. Certo. E quale lavoro pensavate di fare da piccoli? Domanda per entrambi. Fare, secondo me, veterinaria. Comunque. Ne avevo 3. Vai, prova a dirli tu. Veterinaria. Astronauta perché c'hanno tutti i bambini. E secondo me il terzo non lo indovini. Era proprio una roba che non so come m'era venuta. Comunque ho fatto proprio diverse fasi e avevo questi 3 lavori. Non so perché penso, o parrucchiera. No, no. Questo è difficile, non so neanche se te l'ho mai detto. Calciatrice. Archeologa. Archeologa. Volevo andare a scavare e trovare cose fighe. Ci può stare. Vai. Non ne ho la più pallida idea. 2. Astronauta, perché tutti i bambini avevano il sogno di fare l'astronauta. Che cavolo può essere? Sai che non lo so. Non lo so questo. Se me l'hai detto non me lo ricordo più. Non lo so. Probabilmente me l'hai detto. Sai, in discussioni che fai male. È fattibile perché è una cosa che fanno molti bambini. Ah, il programmatore forse. No, no, quello è stato adolescenziale. Perché ti piacevano i videogiochi? Ma è stato adolescenziale. Quindi le sto sparando. Da bambino parliamo di scuole elementari. Non mi viene. Ingegnere come vabbè, mio padre. Vabbè, perché tuo padre. Cioè, sì, sì. È la classica cosa del bambino che pensa al lavoro e padre. Certo, poi scopre certo, che fa schifo. La fisica. Quindi... No, io veterinaria se perché poi ho detto no. Perché quando ho realizzato che poi a volte operi gli animali. Certo. E ho detto no, non ce la faccio a toccare un animale e mi sono messa a piangere, quindi ho deciso di non farlo più. Ah, questo è per te, molto divertente. Non lo so se ce l'ho ancora, devo andare a controllare. Vado a vedere. No, vabbè ragazzi, semplicemente sì, perché non è una malattia da cui si guarisce, non esiste una cura, non si può guarire, quindi ce l'avrà per tutta la vita. Esatto, quindi... Molto semplicemente. Banalmente sì. Allora, Fede usa lanciarazzi Nerf che gli hai comprato? No, perché non l'ha mai usato in vita sua. No, si spaventano i gatti. Cioè l'ho usato una volta, ragazzi, sono tutti scappati, sentivi le sgommate da una parte all'altra, Camille specialmente, quindi contando che gli faccio paura, evito di usarlo. Quindi il poverini. Counter di Fer esplosiva sono poverini, gli animali. Cioè non è che li voglio far spaventare per divertirmi io. La domanda che hai spoilerato, quindi devo rispondere io, tra l'altro immagine di Tokyo Revengers. Domande per Veronica, hanno un significato le collane che porti? Però due, vedi che i tatuaggi? Sempre un significato. Ah no, però pensavo che chiedesse anche il significato dei tatuaggi, invece ce ne basta. Allora, non hanno significato le collane, compro quello che le piace banalmente. No, semplicemente le ho viste, ho detto carine, le ho comprate, fine, questa è la mia attenzione. Tatuaggi si ne ha 3 e non hanno, cioè alcuni hanno significato, altri no. No, hanno significati. Vabbè, però quello nella caviglia più o meno. No, gli ho dato un significato mio, ma non sono mai stata a raccontarti i significati perché cioè, boh, alla fine sono cose personali, quindi non è che stai lì, ehi, guarda che questo significa. Cioè. Cose. Prossimo. Allora, Fede, che uomo stai leggendo slash letto, qual è quello che ti è piaciuto di più? Non allora. Ha letto Bastard. Ha letto Sweet Home. Ha letto altri di quell'attore. Tipo, te li ho detti i titoli. Te li ho detti, brutto maledetto. Te li ho detti. Mi viene in mente uno con un tipo cinghiale, maiale. Pigpen. Che è sempre di quell'autore. Ok, perfetto. Poi vabbè, ne ho letto alcuni trash che quindi li contiamo. Ha letto anche per un po'. Hanno fatto l'anime. Tower of God. Tower of God. Però non l'hai fatto impazzire. Non mi ha fatto impazzire il continuo, quindi per ora l'ho mollato. Allora, non so, il suo preferito di sicuro è dell'autore di Sweet Home, Bastard e l'altro. Lui è il mio autore preferito. Però forse... Sto leggendo anche Shotgun Boy, sempre suo. Shotgun Boy. È un altro che non mi ricordo il titolo perché è nuovo, ma è comunque carino, quindi... Forse Bastard è preferito? Che poi è Bastard. Bastard, best, boh, boh. Non so come dico in coreano. Di quell'autore tutti. Vabbè. Vabbè, non è uno preferito perché andiamo tutti... avanti, hai rovinato la domanda. Comunque ne ho letti molti più di così, ma ragazzi, non mi ricordo manco io tutti i titoli. Però vabbè, leggo una decina ne ho letto, leggo dai. Tantissimi webtoon, quindi sì, no. Ne ho letto almeno 30. Tu non mi... Ma non no, mi... perché ne leggi di piccoli? Ma perché no, perché li leggo prima di dormire, quindi non è che mi vedi leggerli. Lui si addormenta in 3 minuti, io comunque, mi addormento in un'ora. Mi sembra che preferisci manga e ce ne sono solo pochi manga che sono veramente fighi, no? Molti carini, pochi fighi. Okay. Fighi. E che pensate dell'accaduto con Johnny Depp? Niente, la dimostrazione di quello che ho detto prima. Che quindi quando c'è il grande amore, se non stai lì a capire certe cose, poi in un modo o nell'altro ti schianti. O ti molli, o peggio ancora, continui a stare assieme
e fai e la finisce a fare tutte quindi queste robe. Colpo, non colpo, me frega nulla. È triste ed è anche triste, no, che sia diventato triste, uno show la loro vita privata. È triste che si sia fatto uno show business. Cioè, no, ma è anche triste, sì, comunque alla fine che hanno fatto entrambi assieme. Ma anche il fatto che comunque venga il processo trasmesso live. Cioè, non so, a me ragazzi, ok la curiosità, ok tutto, ma mi mette davvero una tristezza incredibile vedere che ad oggi come società reputiamo normale vedere due persone che chiaramente hanno problemi entrambi che si scannano in tribunale e diventa quasi la cosa su cui ridere, da memare. Non so ragazzi, per me è stato un po' triste. Poi, vabbè, non so. Verrete in Toscana, ci siamo già stati e sicuramente ci andremo, sì, ancora, sì, perché Firenze, Firenze è bellissima, bellissima, tipo meravigliosa, quindi sì, ma in generale ma tutta, tutta la Toscana, Toscana, tutta la Toscana, assolutamente. Cosa vi fa sentire realizzati e bene con voi stessi? E ricordo l'infanzia preferito. Allora, ricordo l'infanzia preferito, è impossibile azzeccare la vicenda, anche perché io non so il mio. Ma io non so il mio. Io però l'ho messo perché ho detto voglio pensarci. Però non da, sui pensaci, due piedi non mi viene. Vabbè, pensare uno che ti è piaciuto molto. Ma io ne so, io li confondo i ricordi, quindi non mi viene in mente qualcosa di preferito, capito? Cioè tanti ricordi belli ma niente di preferito. Io... Cioè ad esempio la cosa che mi piaceva di più fare era andare tipo nei parchi con i laghetti, che ovviamente da piccola sono cresciuta a Cagliari, tipo Monte Urpino, che chi è sardo comunque chi abita a Cagliari lo conosce, e andavo a vedere le paperelle. Vabbè, ma gli non animali. Può essere il ricordo preferito. Vabbè, però comunque ti dico una cosa che mi piace, e lo facevo così tutti okay. i giorni. Quindi, cioè, mio padre praticamente ci prendeva da scuola, ci portava lì, capito? Yeah. E quindi è uno di quei ricordi che mi piace molto, cioè, proprio stare così in mezzo. I miei genitori mi portavano molto in mezzo alla natura e in mezzo agli animali, quindi. Allora, ne dico uno stupido. Vai. Non è sicuramente il preferito, però mi è venuto in mente questo. Ma neanche il mio è preferito, però mi è venuto quando in mente questo. Mia madre è riuscita a trovarmi per Blade. Perché io ho visto quel giocattolo per tipo anni solo nel cartone animato. Era fighissimo il cartone animato. È stato come il drago, cioè tu sai che non esiste ma all'improvviso esiste nella tua vita e tu hai finalmente un Beyblade tra le mani. Ed è stato incredibile. Da lì si è viaggiato veramente a livelli altissimi. Erano introvabili per un periodo. È ovvio, sì, andavano a ruba. Quindi, eh, cioè, incredibile. Anche perché mi pare che me l'avesse trovato quando ero tornato da casa di un amico. Quindi proprio wow. Bellissimo, bellissimo. E cosa vi fa sentire realizzati e bene con voi stessi? E, riuscire a creare qualcosa di figo. Sì. E dare una mano se riesce creando cose. L'ha detto molto generico, però ragazzi ci vorrebbe un video intero solo per rispondere sì, a questa esatto. domanda. Cioè è molto complessa e molto profonda, quindi a grandi linee sono d'accordo con Steph, ma ci sarebbe tantissimo da diciamo dire. Che è qualcosa che stiamo cercando proprio in questo periodo, sì, sì, sì. Perché per tanti anni su YouTube ci siamo limitati a fare YouTube senza cercare di sentirci troppo realizzati, senza cercare di avere uno scopo più ampio, quindi è proprio qualcosa che stiamo affrontando in questo periodo in cui appunto siamo più introspettivi e siamo un po' più chiusi. Quindi si riallaccia un pochino tutto. Certo. Però sicuramente un po' quello. Comunque a me entusiasma. Proprio tanto creare qualcosa di figo che la gente si diverte a vedere o a provare. Che parzialmente puoi far su YouTube, ma sempre fino a un certo punto. Certo. Quindi poi è più figo, tipo se crei un videogioco veramente. Ma abbiamo finito. Abbiamo finito. L'abbiamo fatta. Pensavo ce ne fossero ancora tantissime. 28 minuti. Appunto, per quello mi stavo preoccupando. Stavo sudando. Okay, a me piace, sì, vabbè, c'è caldissimo questi giorni. Riusciamo a fare un Q&A che dura 15 minuti? No, a me piace rispondere. Però, ragazzi, anche in questi Q&A mi sento limitata perché vorrei dire di più, ma poi il video dura. La selezione erano 23. E però non ho fatto apposta. Salvate e c'è scritto 23. Vabbè, destino. Niente, speriamo vi sia piaciuto. Ci sapete se vi piace questo format dove rispondiamo al contrario. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao.